Anthony, ma che fai? Bevi già? È il resto di una puntata. Ma io ho capito, tanto io non scado nel cocktail. Un nuovo drink. E ne facciamo uno nuovo, io bevo sempre. Facciamo uno nuovo, ho capito. Vai, che cosa ci prepari? Sold out, il grande Tancredi. Questa è la presentazione, vai. Questo è l'acqua ti aiuta, Può essere, che ci prepari? Allora, io intanto prendiamo un tumbler basso che tutti noi a casa abbiamo. Usiamo lo shaker, che se non abbiamo lo shaker a casa, possiamo usare anche per gli sportivi, ovviamente, uno shaker da proteine. Perfetto. Allora, voglio parlarvi di una bevanda vegetale all'avena. Quindi vado a versare con 2 once di bevanda vegana all'interno dello shaker. Quindi 2 once equivale a 1 tazzina di caffè. Quindi mi sembra di capire che oggi il cocktail è vegano. Vegano, bravissimo. Sai benissimo, al giorno d'oggi è molto importante. Certo. Poi vado a mettere 1 oncia di bourbon. Ottimo. Bourbon, Apponda, ma perché fai sempre qualsiasi, questo? No, 1 oncia. Sai benissimo che il bourbon è il whisky per eccellenza per qualsiasi americano, per un top d'America. Bene. Poi andiamo a mettere il liquore d'amarena. Liquore d'amarena, buonissimo, che ci sta benissimo con il buono caffè. Quello lì. Mezza dai. Oncia, quindi metà della metà di una tazzina. Ma sei genovese, cioè proprio mezza oncia, con questi ingredienti sempre molto. Poi una cosa importante, ci sta benissimo: 4 dash di profumo. No, che cioccolato. Ci sta benissimo. Dai, abbonda il cioccolato, non va mai lasciato così. Comunque, Anthony, cioè, nel mondo del beverage è tutto possibile, come in cucina. Non riesco a comprometterti. Okay. Va bene. Quindi praticamente andiamo a fare una shakerata. 8, vai. Andiamo a filtrare. Importante il filtro per evitare bellissimo. Che venga fuori nel bicchiere. E anche voilà. E poi si va a mettere ghiaccio nuovo. Ovviamente per chi ha poco ghiaccio può usare lo stesso ghiaccio. Poi mettiamo dei cookie vegani. Allora, guardate qua, finalmente si mangia. E si signori deve. E signori, un nuovo cocktail, ma si può anche inzuppare? Anche. Ottimo, direi, questo cocktail mi piace molto. Signori e signori, a questo punto, sigla! E che puntata! Iniziamo oggi con un altro cocktail, grazie a Tancredi. Ma a proposito di puntata, oggi torniamo indietro negli anni 50 perché abbiamo qui una delle protagoniste del mini mondo di Avanti un Altro, una delle più amate anni 50, Francesca Giuliano, benvenuta! Buonasera a tutti, ciao! Sei pronta a cucinare? Ciao, sì sì, io, come dire, sono molto molto brava a cucinare. E quindi, insomma, darò prova delle mie doti. E allora, insieme al nostro chef Andrea Palmieri, andremo a rivisitare la ricetta che tu hai scelto. E poi, come puoi vedere lì, tutta al pink, abbiamo la nostra cake creator. Questa musica, cos'è? Ma questa musica io però la conosco, eh? Oh no, è arrivato pure lui! Eccolo! Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, che ci fai qua? Che bello de padello, bello de padello. E a proposito di mini mondo, abbiamo un altro dei protagonisti del mini mondo di Avanti un Altro, il fantasma. Ma sveliamolo questo fantasma, perché anche tu dovrai cucinare. E sveliamo sto fantasma. Eccolo. Buonasera, buongiorno, io sono benvenuto Nino Tortorici. Buonasera, lancio lì al fotografo la chiappa. Ma quanto è che non ci vediamo? Mi sono stancato. Buonasera. Allora, ve lo dico già, io non sono Paolo Bonolis, sono Anthony Petri, quindi concentrati, che piatto avete deciso di realizzare per noi? Allora, il piatto l'ho deciso io, l'ho perché, deciso lei, lui perché lei non sa manco cucinare, non sa manco tagliare l'aglio. Cioè, sai qual è l'aglio, quindi riconosci l'aglio, qual è di questi qua? Sto senza occhiali, ma non lo riconosco. Non c'è l'aglio, non c'è l'aglio. Non c'è l'aglio. Sì, eccolo, eccolo. Amore mio. Sembrava una mozzarella, amici, guardate. No, le mozzarelle ce l'ho davanti io, una a destra e una a sinistra. Ma qual è il piatto, Nino? Dillo tu. Il piatto è la parmigiana alla Nino, perché c'è una parola che in questo anno si è sentita spesso, purtroppo c'è una variante Tortorici. Eccola, e quindi una bella parmigiana, amici. E allora io direi, perché voi pensavate di venire qua e di non far niente, no, di posizionare Nino qui, il nostro chef Andrea Palmieri sta al centro, perché voi cucinerete mentre io vi intervisto. Qui, tu sei lì
E naturalmente, come dicevamo, al tuo ingresso spumeggiante, la nostra cake creator Manuela vi preparerà un dolce in diretta. Allora, chef, gli ingredienti. Allora, sì, parmigiana di alanino, quindi esatto. Allora abbiamo melanzane, chiaramente, poi aglio, basilico fresco, prosciutto cotto, sale, parmigiano reggiano e passata di pomodoro. Quindi diciamo che le melanzane le andremo a friggere. Esatto. Quindi quelle che le fanno al forno non vanno bene. Quindi. No, vanno bene anche quelle al forno, però fondamentalmente andrebbero fritte. Diciamo subito le melanzane in dialetto, melinciane in italiano, perché se mi ascoltano da Agrigento a Palermo a Catania, dice, ma questo va a Roma e dice melanzane, melinciane. Ecco, naturalmente per esigenze televisive, visti i tempi, lo sappiamo, la melanzana vera e propria è dentro il forno, sul nostro meraviglioso amico che quest'anno ci accompagna in questa grande edizione, il nostro Unox. Però voi la dovrete preparare, quindi insieme ai nostri telespettatori andremo a capire gli ingredienti e la preparazione di questo piatto. Una ricetta con i guanti, carissimo Anthony. Le cose fine, quando uno dice una cosa fina, no? Sei un uomo elegante. Ma se non ti metti i guanti, che finezza c'ha? Che c'è fatto? Hai capito? A parte lo chef che già è fino di suo. Ecco, allora, troppo fino pure. Allora, senza guanti, mettiamoli senza a fare guanti. Qualcosa. Io nel frattempo voglio chiedere a Francesca, partiamo da lei per cavalleria. Eccoci. Avanti un altro, una grande esperienza. Sì. Sei una delle più amate del minimondo, gli anni 50. Dico. C'è stato un tuo successo subito immediato. Sì. Secondo te qual è il segreto del tuo successo? Io penso di incarnare un tipo di donna che molto probabilmente non va più di moda, perché non è vero che le curvi vanno di moda, basta un attimino vedere. Anch'io penso di incarnare quel tipo di donna che oggi non... Forse perché a casa... Mi volevo inserire, scusate, continuo, taglio l'aglio. Forse perché a casa, sai, la ragazza che c'ha qualche chiletto in più, la signora che mi segue, che sono molto amata, devo dire, dal pubblico femminile, è una cosa impressionante. È proprio questo che loro vedranno in me, questi chili in più molto probabilmente si rivedono in me. Vuoi dell'acqua? Io bevo certo. Un po' dell'acqua, mentre loro fanno, noi beviamo nel frattempo. Sì, prego, certo. Cara. Ci sarebbe da... Nino, anche ma io voglio fare anche qualche domanda a te, sì, anche tu. Anche a me un po' d'acqua prima che arrivano, mi sa ricordi. Adesso te la poi... porto io, ma dimmi un po', Nino, anche tu, un grande successo. Sei subito entrato nel cuore degli italiani. Simpatico, divertente, un personaggio anche un po', se vogliamo dire, che ricorda la nostra infanzia, Francesca. Vero. Questo è l'ultimo dei tre personaggi, perché il primo è stato il cognato dell'alieno, con diciamo sì, tutto sì, aggentato, ricordo, eccetera, ricordo, eccetera. Ricordo. La particolarità è la panza, perché se uno non c'ha la panza, il cognato dell'alieno non lo può fare. Insomma, esatto. Poi il coreografo, la particolarità è... È che devi ballare, panza, però tu con la panza. Se non c'è la panza, è impossibile. Ce ne sono altri? E poi c'è l'ultimo... Che la panza non si vede con il lenzuolo, che è il fantasma, però importa che la gente dice, ma chi è Nino Tortorici? Il fantasma. Perché mi riconoscono? Per? Perché per la panza. Per la panza, è talmente facile, che ci vuole? Non è che... Uomo di panza, uomo di sostanza. Rimanete qua, mi raccomando, fate qualcosa perché io voglio vedervi cucinare e vado dalla nostra cake creator, Manuela, perché io voglio conoscere il dolce che tu hai deciso di preparare oggi per i nostri ospiti. Allora. Ascoltate un po', Visto che il piatto l'ha scelto Nino, io ho deciso di dedicare il dolce alla nostra Francesca. Essendo bene. Lei un'appassionata degli anni 50, ho voluto rivisitare quello che è il dolce che è andato più in voga in America negli anni 50, che è la cheesecake. La facciamo in chiave moderna con una drip di cioccolato rosa. Bene, io nel frattempo allora, che cosa posso stuzzicare a proposito di panza? Niente, se no ti viene la panza. Quindi guarda là, qui ci friggiamo le melanzane e questo non so se si riesco. Occhio Anthony, il pistacchio è anche afrodisiaco, eh. Buono. Vi piace a voi il pistacchio? Un chilo, gentilmente. Il tagliolo che poi c'è da fare. Così a fettine. Bene. Sto cucinando. Ragazzi, poi una domanda per tutti e due. Ma com'è lavorare col grande Paolo Bonolis? Comincia Francesca, dai, per cavalleria. Vai, è un grande onore, perché comunque è un mostro sacro della nostra epoca che condivide il suo show con dei perfetti sconosciuti. Io penso che sia veramente una persona che io proprio ho nel cuore. Io lo adoro proprio perché è una persona di una preparazione, lo sappiamo, di una cultura. Però questo aspetto, insomma, lui ci dà spazio, no? Certo. Alla fine che cosa gli serviamo noi a lui, no? Nel senso, non ha bisogno necessariamente... Beh, perché poi a parte voi fissi, però, ogni anno ci stanno anche delle novità nelle varie edizioni. È veramente una grande opportunità anche per chi sogna questo mondo. In questo momento c'è solo lui che ti dà un'opportunità. Quindi grazie al signor Paolo, alla signora Sonia, SDL, tutti gli autori, grazie.
Nino, invece per te com'è lavorare con Paolo? Beh, per me è sempre, diciamo, una grande esperienza, tutte le volte, perché non ti riesci mai ad abituare alla sua forza, no? La gente magari pensa, dice, uno da tanti anni che lavora con Bonolis, allora un po'... Però c'è sempre quel velo di magia, un po' come quando devi scoprire una donna, no? Che non si finisce mai di scoprire una donna, la bellezza di una donna. Lui c'ha questo velo, io da lui credo di aver imparato tantissimo negli famoso anni. Carisma. Io l'ho sempre guardato, in Sicilia si dice l'attaliare in mucca, cioè la persona devi guardare in bocca, è un modo di dire di rubargli un po' il mestiere, certo, no? Certo. Ed è difficilissimo perché lui è talmente veloce, tornando alle donne, un po' come le donne, no? Che è difficile andare dietro uno come lui, perché c'ha non la marcia in più, c'ha la settima, l'ottava. No, l'ottava, scusa, l'ottava ce l'ha lei. Non volevo rubarla. Bene, no, ma a questo punto, a proposito di ottava, com'è la situazione della ricetta? Allora, io sto ridendo molto, dico la verità, però intanto continuiamo a cucinare. Adesso stiamo friggendo le melanzane, 170 gradi, lo sai, come al solito il termometro lo teniamo sempre vicino. Sì. Lei sta tritando la mozzarella, bravissima. Aspetta. Brava, ecco, sto cucinando. Ah, no, non c'è bisogno di tampone, 28 e 4. Ci siamo. Prima allora. Prima detto una cosa, posso? Prego, vai. Devo iniziare la passata di pomodoro della parmigiana e quindi uso la nostra super passata. Assolutamente sì. Sai che non può mancare. Una passata buonissima, icona del Made in Italy. Bene, cari telespettatori, allora continuiamo qui a divertirci insieme ai protagonisti del mini mondo di Avanti un altro con una ricetta interessante. La parmigiana di melanzane. Pochi minuti di pubblicità e ritornate qui con noi perché ne vedrete delle belle.